La parola al direttore subito per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Candigliota, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Allora, 15 presenti, ci sono 9 assenti più la Presidente, non vedo giustificati. No, no. Okay. Candigliota, Gunnella e Carlone. Allora, possiamo iniziare? Ah sì, dunque c'era pervenuta in ritardo la risposta a una interrogazione, così lo diciamo e lo mettiamo agli atti, c'era una interrogazione di iniziativa popolare che era pervenuta in presidenza ed è stata risposta il 1 febbraio, a noi purtroppo è arrivata in ritardo per protocollo, quindi ne diamo comunicazione oggi, era solo per dire che diciamo, l'interrogazione è stata risposta. Allora, al primo punto abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo avente ad oggetto proposta numero 33/2019, protocollo numero RC 36453 del 2018, approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate. Consigliere Pompei. Grazie Presidente. E niente, La deliberazione su cui dobbiamo, cioè, su cui dobbiamo esprimere un parere è squisitamente tecnica, cioè è il testo unico di quelle che erano le singole entrate del Comune e delle novità che nel tempo si sono presentate sul panorama tributario generale anche, cioè il passa per esempio per il panorama generale, il passaggio dall'iscrizione al ruolo all'ingiunzione, al procedimento di ingiunzione per il recupero delle morosità, che posso dire poi il superamento di Equitalia con la costituzione di agenzie entrate e riscossione, questo è il quadro generale, ma il quadro particolare che ci interessa è quello che ci interessa è il fatto che tutte le varie normative che nel tempo erano state approvate, cioè quella sulle entrate, l'autotutela in maniera, il procedimento di autotutela in maniera tributi, il ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione, la possibilità di interpello e poi anche quella tutela dei dati personali, sono state a un certo punto racchiuse in un unico corpo e si vede chiaramente questo dai provvedimenti che vengono abrogati e dalla semplice lettura o scorsa dell'indice del nuovo regolamento generale delle entrate. La delibera ci viene mandata già con parere favorevole della ragioneria, degli uffici, per cui ripeto, da
a sondaggio, per onestà devo dire che ho esaminato se c'erano delle difformità tra la normativa precedente, le singole provvedimenti e questa attuale. Ho detto l'ho fatta a sondaggio, non a tappeto, perché sennò diventava una cosa improba, e ho visto che non ci sono, i tributi sono rimasti gli stessi, cioè è soltanto, ripeto, è stato fatto un testo unico delle entrate. Tutto qui, quindi non c'è, il contenuto è squisitamente tecnico, ripete tutto ciò che è stato fatto in singoli atti e non vedo altre cose da aggiungere, per cui io, la Commissione si è espressa favorevolmente. Grazie Presidente. Altri interventi? Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, andiamo direttamente in dichiarazione di voto, se lei non vuole fare altri interventi finali, no? Ok, dichiarazioni di voto a questo punto. Lei voleva fare un altro intervento, consigliere, come relatore? No. Allora, a posto. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Andiamo in voto. Sì. Fate una dichiarazione. Consigliere Carlone. E come Fratelli d'Italia io mi esprimo sempre per il mio partito. E sì, nella commissione giustamente è stato discusso, sono stati raggruppati praticamente tutte quelle norme che si sono dagli anni succedute, diciamo, viste e riviste e ricorrette. Oggi si è fatto un solo regolamento che raggruppa tutte quelle norme e snellisce probabilmente, quindi va a snellire l'amministrazione di prendere delibere fatte 10 anni fa o 20 anni fa, e quindi le raggruppa in un unico regolamento. Quindi io l'ho trovato abbastanza soddisfacente e ben fatto, diciamo, questo, per cui il mio voto è favorevole. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, andiamo in votazione. Ricordo che il parere era favorevole, quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, sono 14 favorevoli e 2 astenuti, quindi l'espressione di parere viene approvata. Punto 2. Proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, avente ad oggetto proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Pelonzi e Baglio, modifica del regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 32 del 30 marzo 2018. Protocollo numero 6178 del 2019. Consigliere Pompei. Sì, sempre. È la seconda volta che prendiamo in esame questo argomento, che dobbiamo esprimere un parere. Nel primo caso c'era stata una proposta di poter dire di dilazionare, per favorire situazioni di crisi delle imprese alberghiere, il pagamento dei contributi. Abbiamo votato in maniera negativa in quel caso, perché in effetti gli esercenti delle attività commerciali sono soltanto dei, come posso dire, degli agenti contabili secondo la normativa, per cui a un certo punto i denari che riscuotono sono già della pubblica amministrazione, e ritardare restituirli alla pubblica amministrazione di per sé stesso crea già dei problemi di natura sanzionatoria, perché era un problema. La seconda, adesso l'affrontiamo perché arriva un'altra proposta che a un certo punto vorrebbe prende in esame la differenza di trattamento che c'è tra gli esercenti commerciali e coloro che invece affittano con locazioni brevi. In questo caso la proposta che ci viene sottoposta è quella di far diventare agenti contabili sia gli esercenti commerciali, che già lo sono, ma anche coloro che affittano in locazione breve. Purtroppo,
scusatemi il commento un po' ironico, tutti vogliono parlare di questo argomento ma nessuno studia. Nessuno studia perché la delibera che era stata presa nel 2018 già da questa consigliatura riassumeva, affrontava il problema del trattamento, del differente trattamento. Per qual è il motivo? È che in effetti mentre l'esercente commerciale viene considerato agente contabile, e lì anche lì ci sarebbe da discutere, l'affittuario, colui che affitta l'immobile, che è il locatario dell'immobile, il locatore dell'immobile a un certo punto viene considerato sostituto d'imposta. Ma questa distinzione non deriva da una delibera comunale, deriva dalla legge che ha ampliato la platea dei soggetti obbligati, mettendo anche dentro coloro che affittavano con le locazioni brevi. Quindi purtroppo è una previsione, e questo era già chiaramente detto nella delibera del 2018, nella delibera nostra comunale, che un attimino vale la pena forse di riscontrare, se no sembra quasi, scusate un attimo, eccolo qua. Che il legislatore nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di quell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 numero 50 convertito in legge con modificazione dell'articolo 1,1 della legge 21 giugno 2017 è intervenuto anche in merito al contributo di soggiorno, quindi il legislatore sovraordinato, che in particolare al comma 5 ter dell'articolo 4 del citato decreto legge ha individuato nel soggetto che incassi il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il responsabile del pagamento del contributo di soggiorno di quell'articolo 14. Quindi la differenziazione non è che la possiamo fare a livello comunale. Evidentemente chi ha scritto la nota, si era rifatto soltanto alla precedente, alla delibera originaria del 2010 del contributo di soggiorno, dove prevedeva, dove praticamente si delegava il comune a dare tutte le norme attuative per la riscossione. Era un beneficio che veniva concesso al comune, era nell'ambito della rivisitazione di tutta la finanza pubblica. Quindi per cui anche in questo caso, trattandosi di una proposta che è contralegge, ma non possiamo che esprimere parere negativo. Grazie Presidente. Altri interventi? Sì, consigliere Ciancio. No, grazie Presidente. Consiglieri, volevo ricordare che questa era un'esigenza che nasceva proprio da alcune incongruenze dettate dalla praticità del contributo che veniva versata agli albergatori e doveva essere girata poi al Campidoglio. Molti erano gli equivoci e addirittura una situazione di giro che diventava lenta e farraginosa rispetto alle modalità di trasferimento. Io ho girato alcune città d'Italia e vedo come gli operatori, gli albergatori, noi paghiamo successivamente e registrati i 3 euro per la tassa di soggiorno e vengono girati direttamente su un capitolo delle casse comunali. Lo spirito di questa necessità, che ricordo era già partita qualche tempo fa, era proprio quello di snellire e regolarizzare in modo più rapido, più equo le risorse che vengono versate, immaginiamo, a tutti gli alberghi, non solo gli alberghi ma anche B&B e così via. Quindi sono delle somme di denaro che possono essere spese velocemente, possono essere spese perché si tratta di liquidità vera che va nelle casse dello Stato, del Comune, quindi nella ragioneria comunale. Io non ho partecipato alle discussioni della Commissione perché non faccio parte, però non ho capito qual è la vera contrarietà rispetto a questa proposta che viene, parte da lontano, anche se firmato da due consiglieri come dire, che stavano anche nelle precedenti consigliature, e si era notato proprio questo aspetto negativo della regolamentazione del pagamento. Anzi, addirittura ne veniva meno a volte il numero reale, quindi regolamentare con un contributo
semplice, dove l'albergatore ha l'obbligo di inoltrare mensilmente la distinta di quelle che sono le persone che arrivano, anzi io ricordo la discussione in Campidoglio su questo argomento, era quella di far rimanere un giorno in più i visitatori a Roma, determina un gettito enorme. E quindi capisco che non è che c'entra nulla con il regolamento, però ecco, far concentrare su questo aspetto per avere liquidità ritenevo al tempo e ritengo ancora oggi che possa essere giusto, una cosa buona e giusta, quella di regolamentare queste piccole apparentemente risorse che però nel complessivo di tutta la città diventano un capitolo molto importante. E magari ascolto se entra nel merito il relatore rispetto a che cosa è cambiato rispetto al vecchio regolamento, cosa cambia realmente. Io ne sono, cioè, sono ben lieto che gli operatori abbiano più semplicità nel versare questo contributo di soggiorno nelle casse del erario comunale. Grazie. Qualcun altro? Non lo so, vediamo, ci sono altri interventi? Sembra di no, le lascio la parola al consigliere Pompei. Grazie Presidente. Allora, io vi avevo fatto grazia di una disquisizione dottrinale, perché tutto sommato, visto che la cosa può interessare, incominciamo dal principio. Innanzitutto il diritto tributario, una delle cose più difficili articolate per chi studia la materia giuridica. Il diritto tributario è la sintesi, tutto il diritto civile e il diritto amministrativo confluiscono nel diritto tributario e quindi si crea una complessità che va ragionata e ponderata adeguatamente. Già quando parliamo di contributo, se volete vi leggo la definizione del contributo che dà il Berlini, ma a un certo punto non è il contributo, è qualche cosa, praticamente si determina contributo per quando si crea un rapporto tra l'amministrazione pubblica e il contribuente che nasce dall'arricchimento patrimoniale che il singolo risente per effetto di un'attività che l'ente pubblico svolge in vista di un interesse della collettività, ma che sia pure solo di riflesso soddisfa anche l'interesse di una determinata cerchia di soggetti. Se applichiamo questo alle varie casistiche, vediamo che a un certo punto non c'entrano soltanto gli albergatori e gli affittuari, ma possono entrare tutta una serie di persone che usufruiscono dei beni pubblici messi a disposizione dalla collettività romana, dal Comune di Roma. Quindi già il problema sì. La costruzione il collega faceva riferimento, evidentemente si focalizzava su quella che è la meccanica messa in atto dal Comune per la riscossione. Certo che in effetti il Comune ha creato un meccanismo che impone il rendimento che giustamente, come è previsto per quanto riguarda gli agenti contabili, impone il versamento, e lì il tempo di versamento ogni 6 mesi mi pare che sia un po' eccessivo, perché si lasciano nelle mani di persone abituate al commercio e che hanno bisogno di soldi per andare avanti, giustamente delle somme che magari sono anche rilevanti per un congruo di tempo. La tentazione, c'è l'occasione fa l'uomo ladro, si dice a un certo punto, è chiaro che molti possono magari averle distolte invece di averle accantonato subito. Quindi sulla meccanica di riscossione ci sarebbe evidentemente da intervenire, portando ad un tempo più breve la possibilità, il versamento a livello mensile per esempio, o almeno bimestrale, in maniera tale che questi soldi non restano, e poi attribuendo una specie di piccolo aggio, diciamo così, come avviene con l'esattore, in modo da dare un interesse, in qualche modo di retribuire quella pur minima, ma che esiste comunque, attività amministrativa che a un certo punto è dovuta esplicare dal soggetto che è tenuto alla riscossione dell'imposta. Quindi questo è il quadro.
parlato anche di questo, poi c'è un problema della costruzione dell'imposta, chi è il soggetto, e lì sorge qualche problema. Nella stessa delibera apposta, prima mi permettevo di fare quella battuta, bisogna studiare, perché nella delibera nella delibera 32 del 2018 praticamente viene ben detto che in effetti l'imposta presenta una serie di dubbi, tant'è che a un certo punto fanno riferimento a un parere della Corte dei Conti per quanto riguarda l'agente contabile, a un parere della Cassazione per quanto riguarda poi il responsabile dell'imposta. Ci addentriamo in un terreno da cui sarebbe ci scriveremo qualche trattato. In realtà questa imposta viene riscossa, i soggetti tenuti al pagamento, si dice sì, il soggetto passivo dell'imposta è colui che soggiorna, ma poi a un certo punto si articola in maniera diversa per dire che per quanto riguarda gli alberghi, le strutture ricettive ordinarie, è l'albergatore che deve riscuotere e versare, quindi diventa soltanto un agente, un esecutore per conto del comune, mentre per quanto riguarda gli affittuati si riesuma la figura del responsabile del pagamento dell'imposta, che è una figura prevista dall'articolo, se mi pare, 46 del testo unico 600 del decreto legge 600 del 1973 addirittura, che a un certo punto prevede questa figura particolare. Quindi ecco, è un discorso abbastanza, quello che sarebbe, noi oggi dobbiamo soltanto esaminare se era possibile accogliere la proposta di modificare il regolamento, dicendo che sia l'albergatore che il locatore sono ambedue agenti contabili. Non è possibile, perché con norma sovraordinata dello Stato, con un decreto legge, praticamente è stato detto: estendiamo il presupposto dell'imposta anche agli affitti brevi. Quindi questo, però colui che il proprietario dell'immobile che affitta con un affitto breve diventa responsabile del pagamento dell'imposta, non sostituto d'imposta, come ho detto prima, avevo sbagliato, preso dalla foga. Quindi ecco, questo è, quindi a un certo punto è la legge che fa questa distinzione, e a livello regolamentare comunale non possiamo far niente. Tutto qui, non so se sono stato chiaro, mi auguro di esserlo stato, quindi ringrazio, ho finito. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, io direi di andare alla votazione. Vi ricordo che il parere è contrario. Favorevoli al parere contrario? Astenuti? No, per i contrari, mi sono dimenticata i contrari. Vabbè, facciamo prima gli astenuti, ce ne sono due. Perfetto. I contrari al parere contrario. Quindici voti favorevoli, tre contrari e due astenuti, quindi la delibera di espressione di parere viene approvata col parere contrario. Andiamo al punto successivo, che è una proposta di risoluzione avente ad oggetto l'attività di informazione, prevenzione e presidio del territorio per il rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, delibera numero 105 del 12 maggio 2005. Chi vuole intervenire? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. L'atto ha nella sua semplicità desiderio di ribadire quelle che sono delle attività necessarie per far sì che comunque il decoro venga mantenuto nella nostra città. Si prende infatti spunto e si richiama al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui appunto la delibera 105 del 2005, ai fini di una nuova e più decisa riattivazione da parte del soggetto gestore del servizio appunto dei rifiuti urbani, quindi di AMA, nei confronti appunto della sua attività contrattualizzata di informazione, prevenzione e presidio del territorio.
Ora, questo discorso è stato avviato già ovviamente da tempo nell'ambito della Commissione Ambiente e nell'ambito ovviamente dei lavori di questo Consiglio sin dalle sue prime mosse. Questa amministrazione ha sempre dall'inizio ritenuto che sicuramente prima delle attività di accertamento ci debbano essere le corrette modalità di informazione al conferimento, a quelli che sono i servizi dell'amministrazione stessa, per far sì che il cittadino informato possa in primis conoscere i servizi che sono corrisposti nel pagamento della tariffa rifiuti, sia per far sì che non vi siano incertezze o magari dei margini per creare appunto quelle situazioni che noi conosciamo bene di abbandono incondizionato o di ricorso a forme di utilizzo, insomma, di soggetti che non sono regolamentati per quanto riguarda ad esempio il ritiro di materiali. Che cosa facciamo quindi noi con questo semplice documento? All'avvio della nuova discussione sul contratto di servizio ci teniamo a ribadire che nel momento in cui comunque l'attività la società sia già da ora fornita dei soggetti abilitati all'accertamento delle infrazioni, possa e debba, scusate, ve lo leggo direttamente perché è molto più semplice. Noi impegniamo la Presidente del Municipio e l'Assessore competente ad attivarsi presso la Sindaca affinché un congruo numero di agenti accertatori facenti parte del nucleo predisposto da AMA, ovvero abilitati all'accertamento, sia presente costantemente per la definizione di un calendario che nel nostro Municipio consenta una gestione quotidiana delle attività di informazione, prevenzione e presidio del territorio per il rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, di cui la delibera 105 del 2005, declinate quindi in un piano di interventi predisposto anche in accordo con la Commissione Ambiente Municipale e l'assessore di riferimento e, ove si ritenga necessario, in affiancamento alla Polizia Locale, al fine di concretizzare quanto stabilito dal contratto di servizio tra AMA S.p.A. e Roma Capitale. Abbiamo poi aggiunto un'ulteriore postilla. Chi ci segue lo saprà, anche i colleghi, noi lo scorso anno abbiamo ribadito la volontà di far sì che quanto stabilito nel contratto oramai in scadenza, prorogato e di nuovo in fase di riedizione e riapprovazione, di volere fortemente una sede di AMA di municipio nel nostro territorio, tant'è che anche la nostra presidente si era attivata in realtà reperendo e trovando appunto la possibilità di sia di allocare gli uffici sia il personale che i mezzi di AMA nel nostro territorio. Quella era appunto una nostra risoluzione che prende il numero 6 del numero 18, dell'anno 2018, e quindi come secondo punto nell'impegno abbiamo deciso di far riproporre alla Presidente e come attuale e necessaria la pronta realizzazione delle AMA di municipio di cui alla risoluzione precedentemente citata, la numero 6 del 2018. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, lei vorrei fare un altro intervento finale? Grazie Presidente. Ah, c'è un intervento, consigliere Ciancio. Così scaldiamo un po', grazie Presidente, scaldiamo un po' l'aula, perché su questo argomento non si può stare inermi pensando che gli agenti accertatori possano risolvere il problema. Parte da molto lontano questo strumento di trasformare gli operatori ecologici ad agenti accertatori, spaccato di una Roma in degrado dove l'indignazione oramai non lascia spazio all'ottemperanza, e quindi non è che vogliamo essere rassegnate, per carità, rassegnate a questa situazione così generalizzata, non vogliamo essere rassegnati, però
che i romani debbano fare conto con questa trasformazione che ama da erogatore di servizi possa diventare quello che controlla se stesso. Scusate, consigliere. Non controlla. Mi dispiace, ma non mi sembra che possa essere una strada, una strada percorribile. Già in qualche, nel giorno in cui avete approvato l'altra risoluzione, raccontai del fatto che nel 2000, mi ricordo, si faceva una bellissima iniziativa per educare alla raccolta differenziata anche a porta a porta nelle scuole, cioè iniziavano, i ragazzi facevano le visite presso i depositi AMA. Ma pensare che trasformando ancora di più degli operatori ecologici, poi quanti sono gli operatori ecologici su Roma? Sono circa 8.000, la metà di quelli di Milano, e si possa intimare una sanzione, una multa e la situazione possa cambiare, c'è qualcosa che è come se volessimo fare delle cose che vengono dopo. Dovremmo prima ristabilire alcune regole. Soprattutto il fatto che forse l'AMA, per via del mancato rispetto del contratto di servizio, si dovrebbe assumere la responsabilità di dire e di pagare forse qualche multarella perché non esegue spesso quello che dovrebbe eseguire secondo i criteri di un contratto di servizio approvato e concordato anche con i municipi. Quindi su questa proposta, questo impegno da parte del municipio, della commissione terza, io ho delle forti perplessità e penso che non si cava un ragno dal chiodo, come dicono. Dal chiodo, non si cava un ragno dal chiodo, cioè restiamo lì inchiodati su una situazione di emergenza che vede Roma da Morena a San Giovanni in una situazione di generale degrado. Non so quali agenti accertatori possano impartire o somministrare delle sanzioni operative. Ci sono veramente a volte dei divani, ma non è il complotto dei frigoriferi da parte di qualcuno, è il fatto che se vogliamo una città più decorosa e più pulita, l'amministrazione deve operare un cambiamento e un passo diverso rispetto a quello che ha già fatto. Si parte da altre questioni che vanno risolte. Abbiamo fatto l'osservatorio, vi ricordate? Ci siamo visti qua in aula. Altro tavolo che resta lì fermo. Quindi ringrazio per l'impegno, perché io a volte, l'ho già detto, ci ho provato a fare l'operatore e dire che i calcinacci non vanno buttati nel secchione della stradina stretta dove vanno tutti, però con poco successo. Vedo pure dei bravi operatori in giro che, anche se sono operatori ecologici, richiamano alcune attività commerciali a una raccolta più puntuale e precisa, ma con poco successo. La verità è che manca molto per, se uno vive in una città dove alcune attenzioni sono state fatte per la riqualificazione, la pulizia, il taglio delle erbe e così via, e si abitua di più ad essere un po' più ordinato e preciso, ma in questa situazione in cui viviamo, dove la città gialla viene nominata rosa, anzi stamattina questa la chiamavano così i giornali, per via di tutto questo recintato che c'è intorno, marciapiedi, cassonetti dell'AMA, c'è una situazione che non va bene e assolutamente non sono d'accordo su questa tipologia di repressione. Sarei molto più propenso, come dire, visto che era partita, di fare un'educazione scolastica sulla raccolta differenziata porta a porta, visto che il municipio ha degli strumenti per fare delle iniziative valide. Non ne condivido e né tantomeno ho partecipato alle commissioni, perché non sono nella commissione su cui avete discusso ed elaborato questa ciclica ripetitiva risoluzione, che nulla può fare tranne
che quello che già abbiamo visto in questi 3 anni, cioè la mortificazione vera di una città che riversa mai vista in una condizione di sprofondo generale rispetto alla raccolta sia differenziata, sia alla raccolta normale, sia alla spazzatura nei mercati e così via dicendo. Io non voglio appesantire una situazione che già voi conoscete molto bene, ma mi auguro che ci possa essere un'inversione di tendenza nel risolvere il problema fondamentale che la sindaca dovrebbe assumere a se stessa, cioè quella dell'individuazione dell'area per trovare un accordo regione-comune e finalmente trovare una location adatta, come già ho detto in qualche consiglio fa, che ci permette di avere un termovalorizzatore coi fiocchi, come una capitale europea merita. Basta andare a Vienna, vi accorgete di che cosa diventano nel centro storico anche questi edifici che producono ricchezza comunque. E mi taccio qui, ascolto volentieri l'aula, come ho ascoltato prima il presidente della commissione regolamenti. Grazie consiglieri. Sì, consigliere Pompei. Sì, no, io chiedo scusa, io non faccio parte della commissione mobilità e ambiente, soltanto che sono stati toccati temi che mi sollecitano un certo tipo di intervento. Quello che voglio dire è che a un certo punto da questa situazione di difficoltà non è facile uscirne. Non è facile uscirne per l'impianto urbanistico che si è dato alla città di Roma dopo caduto il piano regolatore del 36. Praticamente noi abbiamo creato, questo è un discorso di carattere generale, ma voglio far presente che sia per la nostra parte politica, per quella che verrà poi in futuro, a un certo punto non è facile uscire da queste situazioni. Quando si determinano carichi urbanistici come quelli di via Flavio Stilicone o delle zone di via Capurnio Fiamma che noi conosciamo, a un certo punto diventa praticamente impossibile o estremamente difficile raccogliere l'immondizia. Cioè quando il problema è che è finita una certa epoca dove si aveva una visione un pochettino più lunga, non è, voglio fare elogio di una certa epoca, Dio ne guardi, non è questo il discorso, perché ci ha creato poi dei problemi ben più grossi della mondezza per strada, però a un certo punto c'era una visione a lungo termine. Gli amministratori di una pubblici, specie di una grande città della capitale Italia, avrebbero dovuto avere una visione urbanistica ben più ampia e corretta. Purtroppo abbiamo avuto una serie di bamboccioni che si sono succeduti, non faccio i nomi ma capite a chi mi riferisco, che a un certo punto hanno giocato con la città, hanno determinato per speculazione edilizia dei carichi urbanistici spaventosi dove è difficile raccogliere l'immondizia. Io vorrei portare le persone a via Calpurnio Farmi a far vedere come fanno in quella zona. In altre zone poi dove era possibile partire con la raccolta differenziata non si è partiti per una serie di motivi che ancora sono peggio del segreto dei fatti, ma non si sanno per quali motivi. Faccio riferimento al quarto miglio, è da 10 anni che io ho il cassettino dell'immondizia differenziata, però non è mai partita, lì sarebbe stato possibilissimo farla partire. A questo poi si aggiunge l'incapacità gestionale di gente che si è avvicendata sia a livello dirigenziale che a livello operativo, cioè gli operai assunti in un certo modo, non si sa da chi e da come e perché stanno lì, e quindi questo è un quadro generale. Io volevo soltanto far riferimento che si possono fare degli sforzi e giustamente la nostra commissione sta tentando di farli, ma la bacchetta magica per risolvere la non curanza e la non gestione che c'è stata negli anni passati, non è facile uscirne. Tutto qui, ringrazio la Presidente per la parola. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, questo in realtà è un atto con il quale si potrebbe fare anche un ragionamento molto più ampio legato, appunto, l'oggetto diventa l'attività di informazione, di prevenzione che è necessario attuare sui nostri territori al fine di garantire che appunto venga rispettato un contratto di servizio che però, diciamo, domani
nella commissione municipale competente, la Presidente sa bene perché l'ha convocata, discuterà appunto una nuova proposta di contratto di servizio, sulla quale mi pare questo invece un antipasto interessante, perché poi suscita attraverso, diciamo, alcune cose delle riflessioni abbastanza importanti, come per esempio capire se possiamo effettivamente discutere di un nuovo contratto di servizio in assenza dell'approvazione del bilancio di AMA, perché come i consiglieri di maggioranza ben sapranno, il bilancio di AMA non è stato approvato. E come sapranno anche bene sempre i consiglieri di maggioranza, perché le criticità sono state rappresentate dalla Presidente stessa all'interno di un consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni e che si è svolto qualche tempo fa sempre in Assemblea Capitolina, manca l'assessore che si occupa effettivamente di questo. Nonostante, diciamo, questo, c'è un ulteriore elemento sul quale non possiamo non, anche agganciandomi a quello che stava, diciamo, dicendo la saggezza del consigliere Pompei, a volte non possiamo dimenticare però che ci sono anche delle inchieste in corso, nonostante, diciamo, quelle che ci sono state purtroppo negli anni passati, che vede in particolare il direttore generale comunale indagato. Ora, noi possiamo anche attaccare il quadro su un muro che non c'è, perché si può fare tutto. Possiamo anche, diciamo, decidere di cercare di far lavorare gli operatori ecologici, o come li chiamiamo, farli diventare degli agenti accertatori, ma sappiamo tutti che il problema non è questo. E stiamo facendo finta di dire che il problema è accertare che è lo 0,0 del problema. C'è una matassa che non è che noi sbrogliamo con l'informazione. Tra l'altro, io sono d'accordo anche nel fare una riflessione che mi dispiace che venga riportata a distanza di quasi un anno, perché mi ricordo che pervenne una proposta della consigliera Celli in cui si chiedeva proprio, nel rispetto di un contratto di servizio mai rispettato, mai, né questi anni né negli anni passati, quest'Aula lo votò contro, quindi non è che si rispetta dall'altro ieri o da quelli che c'erano prima, non si è mai rispettato, neanche adesso si rispetta. Quest'Aula bocciò la proposta di pubblicare sul sito i giorni e gli orari dello spazzamento delle strade. Mi ricordo, già si fa, in realtà non si faceva. Quest'Aula l'ha bocciato, perché tutta una discussione sul fatto che dovevamo sempre andare contro qualcheduno, invece di fare le cose per, si fa sempre qualcosa contro. Poi per fortuna l'Aula in Assemblea Capitolina si sono rinsaviti e hanno apprezzato invece quel tentativo di miglioramento, semplicemente perché si chiedeva di far rispettare qualche cosa che era già previsto dentro un contratto. Ma oggi siamo agli sgoccioli di questa roba qua. Lì almeno stavamo parlando di quasi 12-14 mesi fa. Oggi chiedere di rispettare un contratto che tra l'altro mi pare che ha una scadenza a dopodomani, che non so veramente, noi siamo ai limiti anche della possibilità di poter agire in questo senso, ripeto, possiamo noi approvare il contratto di servizi in assenza del bilancio di AMA? Perché se non abbiamo i mezzi, se non abbiamo il personale, se non abbiamo le strutture idonee, se non abbiamo una macchina che funziona, chiedere di fare l'informazione è ipocrisia, non basta, non serve a nulla. E sono quei pochi volontari che ho, volontari da una parte, e ci sono quegli operatori invece AMA che fanno un lavoro difficile e che quando ci vai a parlare ti dicono che non ce la fanno. Questo è, non l'urbanizzazione, come gira Roma. E se dovessimo stare a come gira Roma, qui non sappiamo manco come si arriva più al centro di Roma. Quindi, consigliere, mo dica lei, ogni volta tocca fare capriole. Dopodiché c'è una cosa che in questa città forse è sempre stata democratica: la monnezza. C'è la monnezza in periferia come c'è la monnezza al centro di Roma. È democratica, eh? Gli esercizi commerciali non funziona. Il servizio che deve essere, che è appaltato e deve recuperare rifiuti che sono fuori le attività commerciali, non funziona. Ci sono interi esercizi commerciali che hanno cataste di mondezza di fuori. Di fronte alle scuole la mondezza a volte non viene raccolta. Nei nostri comitati e nei nostri gruppi che ci sono anche sui social,
quindi non li leggiamo solo noi dell'opposizione perché siamo brutti e vi vogliamo sempre dare addosso. La nettezza, la raccolta dei rifiuti porta a porta non funziona, perché per una settimana non viene raccolta la carta, un'altra settimana non viene raccolto l'umido, un'altra settimana non viene raccolta la plastica, non funziona, c'è un problema di sistema. Quindi se noi continuiamo a dire che il problema è dare un'informazione, io sono anche d'accordo, soprattutto perché appunto mi dici guarda c'è già scritto, dobbiamo rispettare qualche cosa che c'è da scritto, ma stiamo votando una cosa che è una finta. Stiamo a fare la finta, e allora perché dobbiamo fare la finta? E non ci mettiamo tutti, l'ho già detto in un'altra occasione quando si presentò una cosa analoga, non ci mettiamo tutti, a partire da quelle parole che sono state dette in assemblea capitolina dalla rappresentante più alta che c'è per il nostro municipio, che è la presidente di questo municipio, perché io non ho votato, non voterei che si è presentata con un programma elettorale opposto al mio, però quando dice cose giuste lo rispetto. Allora partiamo da quelle parole lì, ah ma così non funziona, la Mondezza ce l'abbiamo per strada, non per ieri, non perché è andato a fuoco il TBM, il TMB, ma pure per prima, non è perché non funziona Rocca Cencia, pure per prima non c'avevamo la Mondezza per strada. Quindi ripartiamo dalla realtà e aiuteremo anche quegli operatori che sono in difficoltà, che fanno dei turni straordinari, che stanno cercando di dare decoro alla nostra città, a lavorare in modo dignitoso. Il rischio è che lì mettiamo di fronte a quello che dovrebbero fare, ma da soli, se la macchina non funziona, essendo AMA appunto una competenza strettamente comunale, se la macchina non funziona, li carichiamo anche di un ulteriore compito, senza però riuscire ad arrivare all'obiettivo più importante, che mi sembra dovrebbe essere quello di ridare una dignità anche dal punto di vista del decoro urbano alla nostra città. Grazie. Mi sembra di aver visto Candigliota e Giannone. Grazie Presidente. Allora, mi domando dove in primis è scritto sull'atto che l'operatore ecologico deve fare le multe. AMA ha 8.000 dipendenti e ci sono fra questi dipendenti abilitati. Possono essere incrementati di numero, ma ripeto, in questo atto non è scritto che siano gli operatori ecologici a dover elevare le sanzioni. Questo a beneficio di chi ci ascolta e potrà leggere, se l'atto viene approvato, dal Consiglio. Fermo restando che se non siamo presenti in commissione, almeno leggiamo bene questi atti, perché se no altri. E vorrei che si entrasse nel merito dell'atto, che forse è la cosa più idonea, invece di spaziare tra tutti i problemi che abbiamo, perché di problemi ce ne sono, è ovvio. La nostra Presidente è stata la prima ad andare in Consiglio Comunale, però come ci siamo presi carico noi di alcune cose, vorrei che ovviamente un po' tutti si prendessero le proprie responsabilità e magari una telefonatina a Zingaretti a dirgli di rifare il piano delle aree dei rifiuti sarebbe buono. Grazie. Giannone. Sì, grazie Presidente. Io capisco lo scoramento che è, diciamo, trasversale, perché siamo consapevoli che la situazione dei rifiuti a Roma non sia proprio quella ottimale, anzi tutt'altro. Ed è anche vero, come è stato anche riconosciuto anche qui adesso in aula, che è un problema abbastanza ricorrente, perché il problema dell'immondizia per strada c'era quando siamo rientrati noi, ma c'era anche nel 2015, 14, 13, 12, 2008, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente è un problema che così come è stato affrontato nel passato e anche fino ad oggi forse non ha portato una risoluzione. È pur vero che alcuni passi sono stati fatti, però la complessità e la grandezza della città probabilmente prevedono un tipo di intervento differente, ma questa risoluzione chiaramente non vuole essere
la soluzione, ovvio, è scritto molto chiaramente, quindi chi pensa, chi ha letto in questa risoluzione una strategia di risoluzione dei problemi, mi dispiace, ha letto male, perché non è questo. Su altri tavoli, in altre situazioni, si sta probabilmente cercando di trovare una modalità per aggredire il problema da un altro punto di vista. Il fatto che quindi ci sia una città sporca, una città che comunque soffre di questo cancro, non deve scoraggiarci, nel senso che noi non siamo autorizzati ad essere scoraggiati, perché noi siamo le persone, le uniche persone che possono portare una voce di speranza per i cittadini. Ecco, allora, questo è un piccolo passo che noi proviamo a fare, un piccolo, come dire, aiuto, visto che la situazione già, diciamo, critica, può essere messa in ulteriore difficoltà, criticità, quando non viene poi rispettato, no, quelle che sono le regole di base del conferimento. Ebbene, almeno in quello cerchiamo di farci parte attiva e dire: tamponiamo la situazione. Questo vuole essere, capisco perfettamente che non è la soluzione, non siamo sciocchi da pensarlo. Quindi, siccome esiste la figura dell'agente accertatore, quello che noi stiamo chiedendo è quello di far sì che vi sia un incremento di questo numero di accertatori, e se questo c'è ed è stato fatto, che venga comunque questo numero di accertatori cominci a interagire, inizi, o meglio, migliori l'interazione con il municipio, che è l'ente di prossimità che può in qualche modo migliorare l'azione degli accertatori stessi, nel momento in cui queste poche persone possono andare a agire in quelle che sono le zone maggiormente critiche. Noi nel nostro municipio le conosciamo molto bene quali sono queste zone. In modo programmatico, in modo sistematico, in modo organizzato, tutto qua, in modo che la gestione dell'accertamento, quindi del rispetto del contratto, del regolamento, non sia una cosa spot, casuale, ma sia un qualcosa di gestito e di programmato, cioè questa azione, per essere efficace, stiamo dicendo, deve essere programmata. Fare una multa spot ogni tanto lascia il tempo che trova, invece andare sul territorio e andare a controllare quelle aree dove ci sono comportamenti che aggravano la situazione. Badate bene che non è che sono gli unici, ci mancherebbe. Ama c'ha le sue responsabilità e la nostra Presidente li ha fatti presente pubblicamente e noi ne siamo consapevoli, ma lì dove è possibile ridurre, no, questa situazione, cerchiamo di fare, no, di mettere in campo le azioni giuste, le azioni che siano pensate, sistematiche, organizzate. Con chi? Con il municipio che sta sul territorio. Abbiamo chiesto già tempo fa, e questa cosa l'abbiamo ripresa, l'abbiamo voluta, diciamo, inserire anche come ulteriore punto della risoluzione, dopo una discussione in commissione anche con le opposizioni, erano presenti, ricordo, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e è stata fatta questa richiesta da Forza Italia per inserire anche Forza Italia, giusto? Di inserire, di ribadire questo concetto che tuttavia avevamo già ribadito, di realizzare quindi un'AMA di municipio già richiesta. Perché? Perché riteniamo che sia importante il coinvolgimento della parte amministrativa e politica locale più vicina al territorio per poter aiutare l'azione di queste persone. Ecco, quindi lo spirito di questa risoluzione va in questa direzione. Ora, se i consiglieri presenti non ritengono sia valida, per carità, è loro diritto esprimere il proprio dissenso, però io rimarcherei l'importanza di
l'importanza di essere parte anche proponente, per quanto ci possa essere data la possibilità, essendo appunto un municipio, nel poter suggerire delle azioni che in qualche modo vanno a migliorare, anche se di un piccolissima parte, la situazione su Roma. Grazie. Sì, il vice capogruppo di 5 Stelle ha parlato di piccoli passi, è chiaro che questo è un piccolo passo ed è stato anche onesto a riconoscere l'insufficienza del servizio AMA nella città di Roma. Io dico lo scandalo del servizio AMA nella città di Roma, però ecco, noi chiaramente come Forza Italia abbiamo firmato questo documento perché non possiamo, e io ho detto sempre che come forza politica noi, più che rispetto alla proposta, questa comunque è una proposta, una risoluzione che viene dalla Commissione, perciò ha tutte le caratteristiche istituzionali rispetto a una proposta, e rispetto a questo noi volevamo e vediamo sempre il discorso della concretezza. È chiaro che non possiamo, di fronte a un regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, non pensare che l'informazione, la prevenzione, il presidio del territorio siano fatti importanti. Però io l'ho fatto presente in commissione e ho chiesto, e il presidente della commissione ha accettato la mia richiesta di emendamento e l'ha fatto suo, è scritto con precisione, a riproporre come attuale e necessaria la pronta realizzazione dell'AMA di municipio, di cui alla risoluzione numero 6 del 2018. Io l'ho detto anche nei miei interventi che le risoluzioni dobbiamo avere la forza di portarle avanti e di imporle a livello comunale, agli assessori comunali, alla sindaca, in modo che si arrivi a una risposta rispetto a questo che è un grave tema e un grave problema della città di Roma. A parte il bilancio che impedisce l'approvazione del bilancio, purtroppo che ancora non c'è stato, che impedisce l'assunzione di nuovo personale AMA, impedisce gli investimenti AMA nel territorio romano, perciò crea un gravissimo problema all'AMA. Rispetto a questo, ecco, voglio dire che il decentramento, e in questo io ho chiesto che fosse questa risoluzione emendata, sia un momento essenziale. Il contratto decentrato che ho fatto come candidato alla presidenza del municipio, che per me è un elemento fondamentale, importante, determinante per la sistemazione del servizio a livello cittadino, che dia appunto la gestione e il monitoraggio del contratto fatto dal municipio. Questo è dall'AMA del municipio, dalla sede, è un confronto anche che deve essere continuo con un'AMA municipale, un controllo che ci permette, con un contratto che io voglio che sia decentrato, in modo che il municipio sia protagonista rispetto a questo. E purtroppo ancora non c'è. Io spero che si vada con forza rispetto a un discorso di questo tipo, perché oggi come oggi l'AMA e l'osservatorio, chiaramente avremmo difficoltà pure a convocarlo, perché è chiaro che la situazione, voglio dire, Presidente, è ai minimi termini, voglio dire, a parte il bilancio, a parte tutte le altre cose, a parte le responsabilità per il piano dell'area, che sono comuni sia alla Regione, sia al municipio, sia al Comune, sia alla Regione. Io dico che comunque è un qualche cosa di gravissimo quella che è la situazione dei rifiuti nella città di Roma. Perciò ecco, dobbiamo rispetto a questo dare una risposta forte. Io penso che la risposta forte sia il rispetto della risoluzione numero 6 del 2018, che ci porti finalmente a essere protagonisti del servizio AMA del municipio, per dare risposte serie a questo problema
e per appunto cercare di risolvere, come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, questo problema, che è un problema annoso della città di Roma e che passa attraverso, soltanto una risoluzione passa attraverso il decentramento. Allora, aveva chiesto anche il consigliere Giuliano, ma non lo vedo l'intervento. Io me l'ero segnato che me l'aveva chiesto. Sì. Grazie Presidente. L'avrei fatto urgente, quindi ho dovuto rispondere per forza. Allora, no, intervengo anche se la mia collega mi ha detto stringi, la collega Vitrotti mi ha detto stringi perché devo andare via, però io volevo comunque fare dei riferimenti a questo tipo di risoluzione, perché al di là adesso della situazione AMA, che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, c'è un buco nero, insomma, non è che parliamo dell'aggiustamento, no? Di percentuale più o meno, se potete, no, qui siamo sotto zero, quindi l'AMA sta in una condizione disperata, sicuramente proviene da anni lavoro e di, come si dice, e di interventi, organizzazione, puntualizzazione, formattazione, cioè mettiamo tutti gli aggettivi che vogliamo, però questa è la situazione ad oggi, che non ci fa stare tranquilli e anzi ci preoccupa enormemente, in quanto anche in presenza del nuovo contratto di servizi io penso che dobbiamo stare molto attenti, perlomeno come municipio, a fare il nostro lavoro. Però questa risoluzione mi dà la sensazione che mette in evidenza la differenza che c'è tra qualche settimana fa. Abbiamo visto qui in aula le guardie volontarie ambientali, se ho detto bene ricordatemelo, se no mi correggo, e a fronte invece di accertatori AMA, quindi qualificati con titolo. Quindi mi viene in mente questo tipo di raffronto, mi viene in mente il raffronto del decentramento, quindi del contratto di servizio locale, quindi di poter portare un pezzo di AMA sul territorio. Mi viene in mente perché questo secondo me diventa un passaggio fondamentale, vedo che ho sentito che bene o male è un po' condiviso da tutte le parti politiche, perché comunque comincerebbe ad arrivare sul territorio un qualcosa alla quale noi possiamo fare riferimento, perché quando tempo fa c'era ancora il direttore generale Bina, o Bini come si chiamava, e venne qui, facemmo un consiglio sull'AMA, ponemmo questa questione, ponemmo la richiesta, l'importanza di avere sul territorio un qualcosa di riferimento che potesse essere utilizzato nel momento in cui ci fossero state delle emergenze, perché anche quelle non riusciamo noi a gestire, quindi siamo sempre succube di una centralità che in questo caso non dà mai risultati, quindi neanche per esempio un intervento di decoro possiamo poter immaginare, perché dobbiamo sempre chiedere. Allora, in virtù di questo, l'attività di informativa, di prevenzione che l'amministrazione comunale ritiene fondamentale importanza è ovvia. Questo, voglio dire, anche Stevie Wonder l'avrebbe letta questa roba, cioè nel senso che è talmente semplice che comunque, no, è di normale attuazione e sarebbe di normale procedura. Però dall'atto che cosa emerge? Che cosa ha fatto la Commissione, la Presidente della Commissione, la maggioranza, e cosa ha voluto fare? Ha voluto mettere in evidenza, quindi, nello schema che io ho letto attentamente e che ho firmato, perché alla fine si parla di dover avere delle figure territoriali per poter comunque fare un certo tipo di attività, e non mi sembra che si possa essere
contrari a quello, il contrario a tutto quello che ne deriva dall'AMA, che è ovvio che è scandaloso. Non è tanto scandaloso il fatto che come municipio noi cerchiamo di presidiare, no, di aumentare un presidio, di vigilare, di accertare, di questi agenti accertatori, quindi che possano rilevare delle infrazioni, maggiore controllo, addirittura come si diceva appunto dove ci sono il porta a porta, cioè quindi anche nell'ottica di aumentare il porta a porta, di verificare con un programma se questo viene effettuato in modo corretto. Impegnare il presidente presso la sindaca in un congruo numero di accertatori territoriali, quindi da poter mandare sul territorio un numero, visto che il nostro municipio è così, diciamo, vasto e ha un gran numero di abitanti. E poi questa informazione, prevenzione, presidio del territorio in affiancamento anche con la polizia locale. Allora, questo atto preso così potrebbe avere il suo significato. Perché diciamo, non chiediamo una cosa specifica, cioè nelle funzioni che ci sono nell'AMA, diciamo, del contratto di servizi, ci sono le figure degli accertatori e questi dovrebbero fare il loro lavoro, quindi dovrebbero poter contribuire a questo tipo di lavoro. Il problema poi è quello che ne deriva, quindi noi sappiamo che questo è una goccia nel mare. Ovviamente, perché io non dimentico, infatti la collega Vitrotti, che è distratta ma ha fatto due battute simpatiche, ricordatele perché oggi è in forma, ha detto che nel quadro non si può attaccare se c'è un muro, giustamente dove metti il quadro se c'è sta la parete? E poi quell'altro è un antipasto interessante, questa è carina pure, antipasto interessante perché più che altro dopo si mangia verso pranzo, quindi cioè tutto è utile se si va in una certa direzione, quindi prendevo spunto dalle due battute per dire che tutto è utile se si va in una certa direzione, se tutti spingiamo in una certa direzione, ma questo spingere non è che dipende solo da noi, anzi forse noi siamo l'ultima ruota del carro, dipende da comune e regione, dipende da comune e regione, anche nel trovare un'attuazione, qualcuno prima lo ricordava, quindi maggioranza comunale, maggioranza politica di sinistra, regionale, mettetevi d'accordo, cioè cercate di, a noi che siamo di fratelli, insieme ai cugini, ai nipoti, cerchiamo di avere almeno una soluzione su Roma dove poter, no, effettivamente portare una risposta, una sorta di soluzione. Poi io non voglio neanche dettare le, come si dice, le condizioni, perché poi potrei essere pretestuoso, potrei essere, diciamo, ma sì, ma tu ancora vorresti fare, cioè, un certo modo. No, fatelo voi, chi governa, no? Chi amministra, amministra, però trovate una soluzione anche voi, spingete la regione affinché Zingaretti, oggi che è il deus machina della regione, della, diciamo, dell'opposizione, la maggiore opposizione, possa comunque fare un certo tipo di discorso con la sindaca, no? Perché non è che stiamo a vedere adesso i colori, cioè in questo caso i colori dovrebbero andarsi a far fottere, dovrebbe, come si dice, emergere un risultato che va bene per tutta la città di Roma, perché non è, al di là di tutto quello che possa capitare, Roma non è comunque una città come Frascati, come Marino, come, che ne so, Palestrina, è Roma. Cioè non è che dice, ma tu dove vai? A Atene, vai a Atene, che cosa vede Atene? Il Partenone, ho capito? No? E colonne, hai visto le colonne? Ma quante ce ne abbiamo noi colonne? Diceva Battista in una battuta, noi colonne le regaliamo con la panda, perché ce ne abbiamo talmente tante. Quindi la città di Roma va in qualche modo considerata una cosa importantissima e per quanto riguarda l'AMA non può essere da meno. Per cui io chiedo che, avendo percepito l'atto e quindi avendolo firmato come Fratelli d'Italia, la positività di dire la goccia nel mare, questo municipio si sta muovendo, ricordatevi che la vostra Presidente ha fatto un intervento non indifferente nel Consiglio Comunale a proposito di un discorso, no, effettuato, una riunione effettuata proprio sull'AMA e sulle condizioni, e da lì, caso strano,
il presidente, l'amministratore delegato, l'assessore sono crollati tutti di fronte a questo tipo di situazione. Non è facile, quindi non ci mettiamo a difendere quello che è indifendibile, cerchiamo invece di dare la forza a quello che serve. Allora, se voi questa goccia nel mare, quindi l'antipasto come diceva la collega, va bene, siamo pure a dieta quindi mangiamo poco, però andiamo in quella direzione, facciamo qualcosa che dal nostro municipio possa spingere la sindaca. Di conseguenza dico pure, però non vi fate incartare, c'è una regione che deve dare anche delle indicazioni, e quindi fatevi dare indicazioni anche dalla regione prima che Zingaretti lasci, ok, per andare a mete diverse, ok, e lì fate una situazione, fate bingo, perché se riuscite a sistemare il discorso dell'amministrazione dell'AMA, ok, senza un bilancio approvato, ricordiamocelo, allora veramente avete fatto una cosa importante. E lo dico da opposizione, non perché voglio che questo non avvenga, io voglio che avvenga, io voglio che si risolvi il problema dell'AMA, e se lo fate voi sono ben contento, chi lo fa, perché se uno vuole bene alla propria città non ha problemi di essere invidioso di chi fa le cose, ok? E noi con Fratelli d'Italia non siamo invidiosi, però se volete la spinta facciamola, ecco, noi un piccolo gesto lo facciamo, però sappiate che la situazione è insostenibile dell'AMA e quindi bisogna trovare delle soluzioni, perlomeno facciamo vedere che ci siamo come municipio da spingere forte verso l'amministrazione comunale che deve comunque risolvere e l'amministrazione regionale che deve dare risposte. Altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, inizierei il mio intervento con una domanda per l'ufficio consiglio, cioè vorrei chiedere gentilmente se tutti i consiglieri hanno ricevuto la stessa versione dell'atto oppure se sono arrivate versioni differenti, perché dagli interventi del gruppo misto e del Partito Democratico sembrerebbe quasi che abbiamo ricevuto un testo diverso rispetto a quello che abbiamo ricevuto, perché per esempio il gruppo misto parla di repressione, termovalorizzatori, carenza di informazioni, cioè come se in realtà o hanno ricevuto un atto diverso dal nostro oppure gli è sfuggito qualcosina, perché per esempio nel dispositivo dell'atto, e io lo leggo testualmente a questo punto perché così ci confermeranno se hanno ricevuto la stessa versione. Il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare la Presidente del Municipio e l'Assessore competente di attivarsi presso la Sindaca affinché un congruo numero di agenti accertatori facenti parte del nucleo predisposto da AMA, quindi già previsti nell'attuale contratto di servizio, ovvero abilitati, sia presente costantemente per la definizione di un calendario che nel nostro Municipio consenta una gestione quotidiana delle attività di informazione, prevenzione e presidio del territorio per il rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, delibera 105 del 12 maggio 2005, declinato in un piano di interventi predisposto anche in accordo con la Commissione Ambiente Municipale e l'assessore di riferimento e, ove si ritenga necessario, in affiancamento alla Polizia Locale, al fine di concretizzare quanto stabilito dal contratto di servizio tra AMA SPA e Roma Capitale, di riproporre come attuale e necessaria la pronta realizzazione delle AMA di municipio, di cui alla risoluzione numero 6 del 2018 citata. Rispetto al Partito Democratico, che ha voluto ricordare la non approvazione del bilancio dell'AMA, l'assenza di un assessore all'ambiente, all'AMA comunale, parlava del direttore generale, indagato, cioè io vorrei ricordare che questa amministrazione a livello comunale la sua risposta l'ha data in questo senso, a parte quello che diceva il consigliere che mi ha appena preceduto, no? Rispetto all'intervento da parte del Consiglio Comunale, il piano industriale del Consiglio d'amministrazione è stato revocato. Perché?
perché è stato revocato, perché il bilancio di AMA non è stato approvato, perché dire le cose a metà non è utile a nessuno, perché noi, a prescindere dalla nostra fazione politica, dalla nostra parte politica, dal nostro pensiero, noi dobbiamo soprattutto fare informazione, non distorcere l'informazione. Per fare un'informazione corretta e rispettosa nei confronti dei cittadini che amministriamo, dobbiamo dire le cose per intero. Per esempio, il piano industriale del CDA è stato revocato perché voleva partnership privati, ecco perché è stato revocato, perché voleva socializzare i profitti con il privato e le perdite con i cittadini, e questo a noi non ci sta bene, ecco perché è stato revocato. Rispetto al programma, vabbè, questa è una digressione che ha fatto il Partito Democratico, quando parlava di programma opposto al suo, no? Io inviterei i cittadini a leggere i programmi municipali presentati dalla maggioranza e dal Partito Democratico nel 2016, così metterli uno accanto all'altro, vedere quale è uscito prima tra i due programmi e fare dei piccoli riscontri, perché probabilmente non sono esattamente opposti, anzi forse qualche spunto da noi... Rimaniamo sul tema. Ok. Ulteriore compito, questo sempre il Partito Democratico, nessun ulteriore compito, nessuno, perché è già previsto nel contratto di servizio, quindi non si parla di aggiungere degli oneri su AMA in questo momento, sono figure già previste dal contratto di servizio. Sulla maggioranza allargata, è quando uno non ha più temi, non sa più che cosa dire, parla ovviamente di maggioranza allargata, no? Perché non ha, ma Presidente, non ha argomenti da rimaniamo portare. Rimaniamo sulla risoluzione oppure sul Partito Democratico e le maggioranze. Vorrei finire il mio intervento, grazie. Allora, vorrei finire il mio intervento. C'è un regolamento che dice com'è che si fa il richiamo al regolamento e non è, esattamente come l'ha fatto lei. Vorrei finire il mio intervento. Presidente, quello che io sto riprendendo, Presidente, mi scusi, per capire, quello che io sto riprendendo nel mio intervento è quello che è stato detto dall'intervento precedente. Sono completamente d'accordo. Quindi come mi faccia ho fatto capire, parlare prima, faccio parlare adesso. Quindi mi faccia capire, se è stato consentito prima, perché non io non bisogno, posso riprendere gli stessi temi. Non c'è bisogno, vada avanti, assolutamente, infatti non lo sto fermando. Ringrazio molto. Grazie. Ok, rispetto al contratto decentrato, consigliere Todi, abbiamo risposto, anche lei ha condiviso questa proposta di risoluzione, quindi è nella nostra linea, diciamo, andare su questi temi. Questo atto quindi ricorda la necessità di stabilire un calendario, quindi di fare una cosa un attimino più strutturata, di informazione, prevenzione e presidio. Ricorda la nostra risoluzione in cui chiedevamo di attivare un AMA di municipio, perché anche per noi è fondamentale il decentramento, perché ogni territorio ha le sue peculiarità, nel bene e nel male, e stiamo parlando di un'estensione territoriale poco sotto i 50 km quadrati, stiamo parlando di un territorio intorno ai 310.000, abitato da un numero di 310.000 persone circa, quindi stiamo parlando di una città media dell'Italia, ok? È per questo che deve essere attivato al più presto il decentramento, non solo su AMA, su tutto, sulle cose più necessarie, cioè quello che deve essere, cioè quello che è quotidiano di un'amministrazione non può essere gestito dal Comune di Roma, lo deve gestire il municipio, perché può dare risposte più concrete, più rapide e più veloci. Per fare questo ha necessità di soldi, personale, uffici e tutto quanto è necessario. Rispetto a un'ultima cosa, sì, consigliere Giuliano, rispetto ai colori, è proprio una cosa intrinseca del PD, cioè loro vedono tutto come destra e sinistra, come bianco e nero, non si riesce ad affrontare i temi, non si riesce ad andare sul tema, bisogna sempre ribadire che loro sono loro e gli altri non sono niente, e questo è il concetto. Quindi con voi, rimanga con sul tema, con Fratelli non voglio d'Italia, questi... Con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, noi riusciamo a parlare di temi, no? Ognuno porta la propria posizione. Vorrei che rimanesse sul tema, consigliere. Il Partito Democratico non ce la fa, Vuole rimanere sul tema? Sì, mi scusi, Presidente, grazie.
Quindi diciamo questa opposizione a prescindere non costruttiva, i cittadini la possono vedere e possono prendere le loro decisioni. Sta di fatto che queste decisioni, diciamo questo atteggiamento è a spese di tutti i cittadini. Rispetto alle azioni strutturate, e concludo il mio intervento, come dicevamo prima, questo atto è una sollecitazione rispetto ad una proposta di risoluzione anche precedente. La Presidente Ariano nei prossimi giorni tratterà anche il nuovo contratto con AMA, quindi questi sono i nostri presupposti: decentrare, dare la possibilità al municipio di lavorare in maniera agevole, quindi all'interno delle regole, sfruttare il personale di AMA nel migliore dei modi, cercando diciamo di risollevare questo servizio. Però ovviamente, come diceva qualcuno, è necessario un intervento della Regione, perché un braccio di ferro non è utile a nessuno, non è assolutamente utile a nessuno, quindi ciascuno si prenda le proprie responsabilità e agisca di competenza, perché non si può giocare su questi temi. Grazie Presidente. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Sì, se non ci sono interventi le do la parola per la chiusura. Va bene, consigliere Ariano. Grazie Presidente. I colleghi che mi hanno preceduto hanno saputo meglio fissare gli ambiti di questo provvedimento, quindi li ringrazio, non è necessario che ne ribadisca i contenuti. Preferisco però magari semplicemente fissare alcuni dei punti. Il contratto di servizio è un atto necessario per la città, pertanto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera G del regolamento del decentramento amministrativo, i municipi devono rendere su questi atti di indirizzo il loro parere in modo obbligatorio. Come possiamo noi astenerci da una funzione che c'è comunque, che è propria, che è nostra? Perché? Perché un bilancio, nel momento in cui ci viene inviato questo documento, ancora non è stato approvato. È evidente che si parla di due piani diversi dell'andamento dell'amministrazione, pertanto noi ci basiamo su quelli che sono i nostri atti di diretta competenza. Noi qui non approviamo il bilancio di AMA, noi qui rendiamo i nostri pareri obbligatori. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda invece il tema dell'ipocrisia, il tema dell'ipocrisia nell'ambito politico potrebbe essere ampiamente dibattuto e probabilmente saremmo qui ancora fino a chissà quante ore, se non giorni. Mi viene da pensare a chissà quanti atti sono stati discussi ed approvati sia in questa, diciamo, in questo luogo che in altri luoghi istituzionali negli anni passati, nelle passate consiliature, e che realmente poi i fatti hanno dimostrato essere pretestuosi e semplici esercizi di retorica. Pertanto potremmo noi dire che tutto ciò di cui abbiamo dibattuto non siano esercizi di retorica, o magari forse a volte magari anche tacciabili di ipocrisia, quando realmente poi non si sono attuati? Io direi di no. Io penso che, come è stato già detto, e lo dico e lo diciamo insieme dall'inizio di questa consiliatura, i temi del trasporto pubblico e dei rifiuti e del decoro siano quanto di più democratico possano essere come tematiche. Quindi necessariamente ci poniamo con un atteggiamento che va nell'idea della possibilità di risoluzione, ma tenendo e traendo i nostri movimenti da quelli che sono le delibere in essere e da quelli che sono anche, sì, da una parte la visione del poter cambiare, ma maggiormente la presa d'atto di quello che c'è possibile fare. Noi abbiamo già un servizio che è contrattualizzato, che sinora è sempre stato contrattualizzato, per il quale tutti noi, essendo contribuenti, paghiamo, e quindi semplicemente chiediamo che, essendo territorio questo a livello commerciale fra i più noti su Roma, il più popoloso, abbia delle persone fisse che provvedano all'accertamento.
in precedenza si deve informare. Tutte quante le fasi di che tutte quanti i servizi delle amministrazioni devono essere prima resi noti alla cittadinanza e poi eventualmente, se ci sono delle regolamentazioni che prevedono il comminare delle sanzioni nei confronti di comportamenti divergenti, accertati dai vari soggetti. Quindi semplicemente ritenevo di dover confermare alcuni, di voler puntualizzare alcuni concetti. Grazie. Dichiarazioni di voto? Sì, consigliere Giuliano. Per gentilezza lascio alla collega. Ok. Io ringrazio consigliere Giuliano. Allora, non darò neanche troppa, non voglio rispondere a chi ha risposto ai nostri interventi, insomma, poi però ci sono delle cose che forse non sono chiare e queste è il motivo per cui il Partito Democratico si asterrà, perché dire che noi facciamo semplicemente gli atti dovuti mi sembra assurdo di fronte a un fatto che non abbiamo le coperture economiche, ma queste sono valutazioni che faremo in un altro momento. Se questo è vero, cioè se quello che ho sentito, il decentramento nel nostro municipio che è tanto importante, lo chiediamo da sempre, se l'abbiamo già visto con la municipale, tutto questo probabilmente lo troveremo nel contratto di servizi nuovo che ci è stato fornito da AMA, vedremo, e quindi da lì faremo delle valutazioni. Insisto con il dire che continuare a mettere l'attenzione su una parte che è già avvenuta in quest'aula, no? Attraverso varie forme e vari modi, una volta le chiamiamo guardie ambientali, una volta le chiamiamo come si chiamano qui, gli accerta, no, perché poi l'atto è sempre quello, così si tranquillizza pure il consigliere che me lo chiedeva, se c'erano le informazioni attraverso il rispetto per la gestione dei rifiuti ambientali da parte di queste figure che sono previste da AMA. Purtroppo AMA ci lamenta il fatto che mancano addirittura delle persone che possano invece svolgere il lavoro minimo, cioè quello per esempio di spazzamento di delle strade e di messa in opera delle macchine. Non escono le macchine perché non ci stanno le persone, ecco. Però noi giustamente facciamo, poi faccio presente che è inutile che continuiamo a chiedere alla regione che debba fare un piano. Primo, io vi invito a parlare con il presidente della commissione ambiente, che è del Movimento 5 Stelle, ok? In regione la presidenza della commissione ambiente è del Movimento 5 Stelle, portasse un atto in cui si discute il piano delle aree, se no è propaganda, è fuffa. E poi chiudo dicendo, io non ho parlato di maggioranze allargate, consigliere Giuliano, io ho parlato di maggioranza in questo municipio, perché nel momento in cui Fratelli d'Italia nel 2016 vota le linee programmatiche del Movimento 5 Stelle, a casa mia succede un fatto politico rilevante, e quindi questa è per me la nuova, anzi quella che è sempre stata la maggioranza di questo municipio. Quindi finisce la questione, il Partito Democratico fa quello che vuole perché è una forza di opposizione, quindi poi verrà giudicata in quanto tale, però vi ricordo che invece voi siete quelli che governano e quindi le maggioranze in questo caso si prendono le responsabilità, che non sono da imputare a delle mancate informazioni o delle informazioni che dobbiamo dare in più, ma a una gestione del ciclo di rifiuti che in questa città è realmente importante. Quindi non possiamo votare contro perché non ci sono le condizioni, visto che fate riferimento ad un contratto di servizio che è in essere, ma ovviamente non possiamo votare favorevolmente perché lo riteniamo inappropriato, inadeguato rispetto al problema generale. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Giuliano. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, perché c'è un detto, no, che si dice a Roma, dove tu vuoi arrivare io già sto lì, e siccome lo sapevo dove voleva arrivare collega, io l'ho aspettata e quindi mi sono riservato di rispondere successivamente, ovviamente, ma sempre in simpatia, ci mancherebbe altro, perché lo so che lo fa con simpatia e mi vuole bene. Ma partiamo, che poi finisco con questo riferimento, partiamo dal piano industriale. Quindi noi siamo favorevoli all'atto, l'abbiamo lavorato in commissione e riferito a quell'azione, ok, perché gli accertatori sono previsti, dal contratto di servizio. Quindi non ci siamo inventati nulla.
li dobbiamo mettere in azione, perché mi ricordo che già nella scorsa consigliatura si parlava degli accettatori, si parlava che ne hanno fatti altri 200, proprio perché l'esigenza c'era di poter comunque monitorare, eccetera, eccetera, anche in previsione di un piano industriale di intervento sul nostro territorio che appunto sarebbe poi arrivato alla conclusione di zone dove c'è il porta a porta. E quindi gli accettatori sono già roba che esiste, e quindi chiederne un numero congruo per il nostro municipio mi sembra una cosa che si può concedere tranquillamente. Poi questo non significa che Fratelli d'Italia è d'accordo sulla gestione dell'AMA, perché ovviamente se non siete d'accordo voi pensate noi come possiamo stare. E come si dice, quando il Partito Democratico si astiene significa che la cosa è normale. Ma la monnezza è democratica, questa me l'ho dimenticato, monnezza è democratica, quindi sta da tutte le parti, quello è un dato di fatto. E il piano industriale è stato revocato quando il consigliere prima che ha fatto questo intervento ha detto che il piano industriale non è stato approvato perché appunto c'era questo elemento che girava, navigava all'interno di questa progettualità dove il privato avrebbe preso i vantaggi e, come si dice, la bad company alla cittadinanza. E se questo è, bisogna stare attenti, quindi io nella mia incertezza non ho seguito, non ho letto, non ho seguito questa fase, non ho avuto nozioni in merito, però è una cosa, è un problema che può emergere, perché è stato fatto per 30 anni, 40 anni, se no Cerroni, l'avvocato famosissimo Cerroni, non avrebbe quello che ha se non avesse fatto questo tipo di intervento, quindi cioè che i profitti l'amministrazione comunale l'ha dati sempre al privato, se no oggi noi saremmo, no, come si dice, la città che avrebbe in carico una struttura di smaltimento rifiuti che ci inviterebbe non solo New York o altre città americane, ma in tutto il mondo. Però questo è stato dato solo ed esclusivamente appannaggio di un privato. E per quanto riguarda quindi questo posizionamento, noi non è che ci sentiamo maggioranza o maggioranza allargata, collega Vidrotti, e il fatto è che noi non diciamo quando il 5 Stelle vota con voi degli atti come i Rom, come il medico buono Sardelli, non so come si chiama, che è morto, pace all'anima sua, insomma, su cose o sul parco Allende, su sta roba qui, noi non siamo gelosi, noi facciamo il nostro lavoro, è normale che, no, la maggioranza a geometria variabile esiste nel contesto degli atti. Poi se noi ci troviamo a fare delle valutazioni positive non vogliamo essere, ma glielo dico anche perché così lei lo può riportare, rimango sempre nel tema, perché quindi lo può riportare alla nuova, diciamo, formazione politica che si sta creando nel PD a trazione Zingaretti, è che la difficoltà che ha Fratelli d'Italia è che è stata 10 anni qui dentro con una certa maggioranza e ha preso schiaffi da tutte le parti, e sapendo che dall'altra parte c'è comunque un punto interrogativo, preferisce il punto interrogativo agli schiaffi che ha preso. Io questo glielo dico, perché lei mi deve ringraziare, perché gli ho dato un endorsement. Lei può dire cambiamo questo tipo di politica perché non va più bene, non si può rimanere ancora con i striscioni, con i centri sociali, non si può portare avanti questa roba, va cambiata. Quindi Fratelli d'Italia si trova in una condizione di poter essere propositiva, l'abbiamo fatta a livello nazionale quando il nostro presidente ha detto fate un governo nonostante fossimo a opposizione, l'abbiamo detto, rimaniamo nel gelosi, tema ed è finito anche e rimaniamo. Però lei vuole sapere che cosa voto io, lo dica, così lo devo dire, sì. Allora, in contrasto al PD e alla mia collega Vidrotti, che appunto la maggioranza è a geometria variabile, gli voglio bene comunque, questo lo mettiamo agli atti, e noi siamo favorevoli a quest'atto, che possa essere un pezzo di procedura amministrativa che possa dare un senso, perché
Ragazzi, se non dà un senso, anche se noi votiamo le linee programmatiche della Presidente, abbiamo votato, perché dopo tre indizi c'è una prova, dopo tre volte che la Presidente ha attaccato la vostra maggioranza comunale, mi sembra che non c'eravamo tanto sbagliati nel dire che le cose come andavano, però se questo è, perché se non funziona questa roba e non la risolvete tra Comune e Regione, ha detto una cosa giusta, prendete la Presidente della Commissione regionale e fate fa subito un atto, perché così Zingaretti lo mettete al muro, perché se non vota poi dopo non può dire più nessuno di chi è la colpa, chiaro? Lo so, mi è andato... Io non parlerò per altri 3-4 consigli, dopo per aver, come si dice, sforato, va bene? Però siamo fav, favorevoli. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Totti. Io voglio dire rispetto al dibattito che c'è stato rispetto maggioranze, opposizione e cose, che noi siamo soprattutto per servire i cittadini, noi siamo per servire il popolo, noi siamo Partito Popolare Europeo. Partito Popolare Europeo significa attenzione a quelle che sono le richieste dei cittadini, la concretezza delle richieste. La concretezza, io ricordo un mensile del grande Giulio Andreotti che si chiamava concretezza. Perciò rispetto a questo non ci interessano polemiche di vario genere, voglio dire. Il servizio è nei confronti dei cittadini e noi rispondiamo soltanto di fronte ai cittadini e di fronte a quelle che sono le proposte che vengono, proposte che possono venire dai 5 Stelle, proposte che possono venire dal PD, proposte che possono venire da Fratelli d'Italia, dai misti, dai leghisti, da tutti quanti. Quelli, anche se la Giuliano non c'è mai, però voglio dire, se poi propongono e sono proposte serie, noi le votiamo. E rispetto a questo voglio dire che, l'ho già detto, rispetto al regolamento comunale gestione dei rifiuti e rispetto all'informazione, prevenzione e presidio del territorio, tutti dovremmo essere d'accordo. Diciamo che, come ha detto e lo ripeto, il vicepresidente del gruppo dei 5 Stelle, è un piccolo passo. Il passo più grande è questo, il coraggio, la forza vostra, non soltanto il coraggio, la forza, il coraggio avete dimostrato in consiglio a schierarvi sul discorso autonomista, però ecco, voglio dire, dovete imporlo, perché votarlo è facile, imporlo magari è più difficile, invece questo è un discorso importante. L'AMA municipale significa veramente un passo in avanti notevole rispetto alle esigenze dei cittadini e del popolo municipale, perciò noi per questo abbiamo votato. Noi votiamo favorevolmente e abbiamo anche sottoscritto come Forza Italia. Altre dichiarazioni? No? No, dai, fate parlare loro, per favore, consigliere Giuliano. Ci sono altre... Se la vuole fare, sì. Sì, grazie. Non avevo visto. No, non c'ero, ma visto che non... nessuno voleva... che dire, volevo fare delle precisazioni sul fatto che... mi trova così non disponibile a un voto favorevole a questa risoluzione, ma non è che abbia travolto questa assemblea dicendo che non sono d'accordo. Chiarisco perché ho letto e penso che il problema non possa essere risolto con questa nuova definizione che vogliamo dare attraverso questo impegno. È inutile che lo rileggo, io mi avevo riletto correttamente. Voglio solo dire due considerazioni e mi taccio. Chiarisco una volta per tutti che la Regione Lazio può fare tutti gli atti dopo che chi detiene il titolo di proprietà delle aree, cioè il Campidoglio, propone le aree. Non è che la Regione non partecipa. Partecipa e come? Come dà il parere sul piano regolatore? Dopo però.
Quindi cominciamo a mettere i puntini su lei. Chiediamo quindi alla sindaca Raggi, che è anche presidente dell'area metropolitana e quindi può decidere anche delle aree extra che stanno in altri comuni, di decidere e di presentarlo in regione in commissione competente, dove avete un'autorevole presidenza, per definire se vogliamo parlare di futuro. A proposito di questa risoluzione, onestamente io non penso che in questo momento così grave possa essere risolto dagli accertatori. Dice, ma noi non vogliamo risolverla. Ragazzi, nessun contratto di servizio, se non c'è l'approvazione del bilancio, nessun contratto di servizio potremo approvare, perché non ci sono i denari. Quindi se non ci sono i denari non si può attuare neppure quello che stiamo dicendo, perché AMA non può fare nulla, né aumentare, né dire, né fare, né dire a quei poveri ragazzi accertatori di fare qualcosa che non si può fare. Io, nel rispetto dell'impegno che avete dato, mi astengo, perché non è che causa nessun problema, però dico, pensiamoci alla strada che dobbiamo fare. Ci sono delle urgenze più gravi e se vogliamo risolverle, onestamente non possiamo partire da questo granello. Grazie. Per tale motivo mi astengo dalla... Sì, abbiamo capito. Allora, sì, certo. Grazie Presidente. Dunque io voglio semplicemente ribadire che per la maggior parte noi qui facciamo riferimento a quella che è la delibera 105 del 2005, non esclusivamente a quello che è il contratto di servizio, che richiamiamo solo nella parte del considerato per declinare meglio le schede diciamo che estrinsecano i servizi così come contrattualizzati sulla base della delibera 105, cioè che noi abbiamo come primario punto di riferimento quella che è proprio il regolamento comunale dei rifiuti in primis. Secondo, sarò molto felice di invitare direttamente il Presidente della Commissione Rifiuti regionale presso di noi, visto che è della nostra maggioranza, e così ci spiegherà del perché, essendo comunque Presidente di una Commissione ma in minoranza in Regione, magari quello che è stato proposto, come magari alcuni mesi fa, forse non passa, perché magari non abbiamo la maggioranza anche in Regione, quindi un pochino il gioco forza è anche quello, e c'è chi parla, insomma, che magari lo sa sicuramente meglio di me alcune dinamiche. Poi, per quanto riguarda la risoluzione dei... Quindi vedremo magari se il consigliere Marco Cacciatore accetterà presto il nostro invito, e nel frattempo cercheremo di sentirlo, e così dalle sue parole sapremo bene qual è l'iter questa cosa. Dicevamo, è evidente che noi non pensiamo che si risolva unicamente con questo, però se l'amministrazione ha pensato di inserire questi servizi nell'ambito del suo regolamento, a qualcosa serviranno. Paghiamo pure, quindi credo che non si possa poi tacciare l'amministrazione di pensare che questa cosa sia totalmente ininfluente. Per questa ragione, ovviamente come prima firmataria dell'atto, come componente della forza di maggioranza e presidente della commissione, dichiaro che il gruppo Movimento 5 Stelle si esprimerà in senso favorevole nei confronti della votazione dell'atto. Grazie. Votiamo. Favorevoli. 17. 2 astenuti. Contrari. Astenuti. 17, vero? Se ne va. Ti faccio notare che non è andato l'orario dopo il consiglio con lei. Ah, ecco. Allora, 17 voti favorevoli e 2 astenuti, quindi l'atto viene approvato dal Consiglio. 10:52, bisogna approvare. Allora, cioè, si considerano approvati anche verbali numero 5, 6 e 7 delle sedute del Consiglio del Municipio del 14, 21 e 26 febbraio 2019. Il Consiglio chiude qui e sono... Le 10:52? No, abbiamo votato 53. Ah, non lo so, abbiamo orari diversi, ditemi voi. 53. 53.